continua ad arricchirsi l'ospedale San Donato di Arezzo grazie ad una nuova donazione del Calcit, anzi una doppia donazione. Si tratta di uno strumento per l'anestesia con gas medicali destinato alla rianimazione e una colonna per la ginecologia e chirurgia generale dal costo complessivo di 160.000 euro. Questi sono la donazione di due strumenti che fanno parte di un gruppo di donazioni fatte nel 2016 e nel 2017 per un totale di circa 1.300.000 euro e ovviamente siamo soddisfatti perché siamo sicuri che queste donazioni andranno nell'interesse dei pazienti. Intervenendo sulla rianimazione, che è, insomma, è quella che fa la differenza, se si lavora bene in rianimazione per fare certi interventi chirurgici che noi facciamo qua è importante. E poi, insomma, nelle due chirurgie così importanti come la chirurgia generale e la ginecologia, beh, insomma, si colgono un aspetto essenziale e quindi mi sembra che la giornata ha un valore anche al di là delle attrezzature. Il sistema Mirus sarà utilizzato in rianimazione per sottoporre ad anestesia i pazienti non iniettando sostanze nell'organismo ma attraverso il respiro di gas. Con questo nuovo sistema abbiamo la possibilità di trasportare la sedazione che facevamo in sala operatoria con i gas, anche l'anestesia, in rianimazione, abbattendo uno dei problemi più grossi che per 20 anni ha inibito, diciamo, questa metodica, che era quello dello smaltimento dei gas anestetici, quindi dell'inquinamento ambientale. Siamo attualmente in contemporanea con Udine, gli unici d'Italia ad averlo, ed è sicuramente un'opportunità incredibile sia di sviluppo che di studio. L'altro sistema è invece una colonna per la ginecologia e la chirurgia generale. Lo strumento viene condiviso nella sala operatoria, come oggi si addisce a tutta la strumentazione che viene acquisita dall'ASL, in un modo multidisciplinare, cioè vengono utilizzati la strumentazione, se possibile, con più equip. La chirurgia generale già utilizza degli ottimi sistemi, questo è sicuramente un miglioramento importante per quanto riguarda la chirurgia mini-invasiva laparoscopica. Riusciamo ad avere un particolare dettagliato, molto preciso, molto esatto, per cui consente di fare dei movimenti estremamente precisi con i nostri strumenti in endoscopia per ottenere un risultato ottimale per le nostre pazienti.